Good morning, allora, raga, faccio questo video perché l'avevo promesso quando avrei chiuso con il libro. Quando avrei chiuso con il libro. Allora, annuncio. Preparo il video con Dave, che ci faccio un trailer come fosse un film. Allora, io vi dico quello che mi ricordo, mi sono appuntato pure qualcosa per darvi tutte le nozioni possibili. Però il video ufficiale di questo libro lo faccio con Dave, con calma, lo stiamo preparando, già abbiamo messo dei pezzi. Non è semplice perché faccio finta che è un film e ci faccio un trailer. Poi come lo sa fa Dave, monta le musiche, le cose, non so, volevo prendere pezzi di film specifici, ma non so mo adesso i copyright. Ci sto lavorando, è bellino, veramente. Allora, perché vi dico questo? Ho messo, perché, intanto permettetemi, fatemelo d'obbligo, l'ho scritto su Facebook, però proprio questo è il discorso, che ho tantissimi, ho alcuni sicuro, può darsi pure alcuni che non so, che stanno nel canale mio YouTube e non hanno Facebook. So l'amico Sven, che saluto, ciao Sven, oppure mi sembra Marco, Cocis. Ce ne sono alcuni, quindi magari non hanno visto quello che ho postato su Facebook. Che ho postato su Facebook? La Nexus Edizioni, che ringrazio, ho fatto il post lì, ma lo dico qui ufficialmente, tutta la redazione, a cominciare dal direttore Tom Bosco, che saluto, che è un amico, l'editore Nicola Venturini, e Tiziana Chiaron, ovviamente, che si è occupata tutto della parte, diciamo, commerciale della cosa. Ringrazio Marco Zanni, già esploratore, autore di testi veramente che andrebbero letti tutti. Non ha fatto, vabbè, stiamo parlando di gente laureata alla Bocconi, gente insomma esploratore, cose. Mi ha dato una grandissima mano, ma vabbè, quello l'ho scritto nel libro, nei ringraziamenti. Non è questo, il video non era per questo, per il ringraziamento, il video era perché la Nexus è il libro esce a ottobre, ma la Nexus ha cominciato a, diciamo, lanciarlo. Cominciato. Difatti tutta la copertina dietro della rivista Punto Zero, c'è tutta la, diciamo, le indicazioni che sta in uscita questo libro. Quindi io l'ho postato su Facebook, però, ripeto, c'è gente che su Facebook non ci va, per chi non ci va, io lo faccio vedere qua. Ecco, questa è la copertina di Punto Zero, loro hanno cominciato già. Questo è il libro, la copertina del libro. Sopra sul Col Deserto, il MiG-21, e sotto l'Antartide. Perché è qui quello che c'è scritto, vedete quello che voi. Ora, la recensione, uno si immagina, vabbè, questo mo ci dice come sono andati i fatti lì, sì, ma sulla falsariga, perché questo libro non parla, non è che svela, oh, sai, le cose sono andate così, veramente, è autobiografico, ho fatto tempo fa due video di presentazione, sto libro magari vi metto il link, so che sono cose che conoscete voi, ma c'è gente che viene per la prima volta, oppure non lo so, quindi mi sembra d'obbligo. Ho due appunti perché mi scordo tutto. Gli ho mandato alcune foto mie quando stavo con i Tuareg nel deserto, con gli aerei militari, quando stavo a Piazza Verde. Insomma, gli ho mandato le foto, non so quale userà, quale metterà dentro, non lo so. Più gli ho mandato tutti i fogli della procura di Rimini, che dice proprio che operavo per il Sismi, quindi così leviamo pure queste cose. E sono tutte allegate dentro. Il libro, ripeto, sembra, ma dopo comincia a spaziare su certi scenari allucinanti, compreso, diciamo, quasi al limite del crederci. Quindi scenari sotto l'Antartide, l'ho spiegato nei quelli lì. Molto carino, mentre attendevo mi portano in un posto stupendo, insomma è molto, non è una cosa normale, tra virgolette, come uno si potrebbe immaginare leggendo la recensione, dice vabbè, nato, cioè, i fatti che è successo da Rimini, anyway. Ok, la prefazione me la fa Tom Bosco, il direttore di Nexus, e la post prefazione me la fa Marco Zanni.
e sono molto interessanti. Il libro esce ottobre. Ma più o meno questo qui volevo dirvi. Era giusto per avvisare quelli che non hanno Facebook, perché ripeto, Nexus comincia a lanciarlo ufficialmente, ancora prima che le stampe comincino verso agosto, e a ottobre esce, per sono tempi tecnici, non è che. Ma niente. È veramente rivelatore sto libro. Mo' vi metto i link sotto per chi non l'avesse visto, ma l'hanno visto tutti, almeno gli utenti che ho, almeno, magari quelli nuovi no, due link che presentai. Il libro, giusto per farvi capire in che dimensione poi andiamo a finire. È autobiografico e quindi non è una storiella, è veramente. E ci sono i risvolti. Ho messo i documenti alla procura, l'ho fatto adesso perché qualunque cosa magari vada a rivelare dopo 20 anni va in prescrizione, almeno credo. Io sapevo così, quale leggi le cambiano di botto in botta. Quindi niente, vi volevo dire questo. Nel frattempo preparo gli altri video, specie questo qui di presentazione, ma qui ci vuole un po' di tempo perché deve essere un lavoro un po' così. E niente, sono contento, anche se sai come funziona quando una cosa fai. Ci ho lavorato tanto questo libro, ci ho lavorato tantissimo. Ci ho lavorato 5 anni ininterrotti, rinunciando a tutto. Vabbè che io ho sempre rinunciato a tutto, perché tanto sapete, la mia vita sono stati anni mistici di clausura. Quindi niente, vi volevo dire questo. Spero di avervi fatto cosa gradita. Vi tengo informati. E vabbè, ce l'abbiamo fatta apposta a pubblicarlo, avete visto? Si è fatto grande il piccolo guerriero. Legni inarcati non ci son più. See you later.